Il momento di parlare di libri da leggere sotto l'ombrellone, stesi su un prato, in piscina, davanti al ventilatore, dove volete. Consigli dell'estate, Luca Bianchini, buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, tu? Bene, mi sono svegliato da mezz'ora, ma so che voi invece siete svegli tipo dall'alba. Sì, ti abbiamo preceduto di qualche oretta. Solo per questo siete eroici. Allora, libri dell'estate. C'è un libro dell'estate, parto subito perché poi io chiacchiero mi perdo. Allora, c'è un libro dell'estate che è il campione olimpico, praticamente dall'anno scorso, e si chiama Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Sì. Lei praticamente, ne avrete già sentito parlare, ma è un libro che a questo punto bisogna leggere, perché è la Marcel Jacobs delle Olimpiadi della lettura. Perché sai che l'ho visto il libro qui in piscina, ho visto un paio di ombrelloni che ce l'avevano, Cambiare l'acqua ai fiori, Ma sì, ragazzi, è un libro che è uscito l'anno scorso, è partito un po' in sordina, poi hanno cominciato i librai ad appassionarsi a questa storia e i lettori via via, e la storia sostanzialmente a raccontarla tu dici, ma questo è il libro dei due anni? Sì, lo è la storia di questa guardiana di cimitero i cui vicini di casa sono tutti uguali, perché non sono tirchi, non sono generosi, non sono belli, non sono brutti, perché sono tutti morti. Ma lei ha una parola per tutte le persone che vanno a trovare queste persone, e tra queste c'è un poliziotto di Marsiglia che deve seguire lì la madre, e da lì partirà una storia che veramente tocca le corde e il cuore di tutti, in particolare pubblico femminile. Confermo. È un libro accessibile a tutti, leggibile, godibile, di cui a questo punto dovete avere tutti un'opinione. Cambiare l'acqua ai fiori, edizione EO, Valérie Perrin, io un po' ti invidio, glielo dico da autore. Senti, Luca, allora, bel consiglio questo per chi non l'avesse ancora letto naturalmente, ma un bel giallo estivo, no? Allora, sotto l'ombrellone, dovete sapere una cosa, invece io non sono da gialli, perché già i gialli i ragazzi li leggono da soli. Invece mi piace consigliare dei libri un po' più nelle mie corde. C'è questo che è molto diverso, che si chiama Due vite di Emanuele Trevi, che ha vinto il premio Strega. Questi premi Strega non sono sempre apprezzati. Io questo libro l'ho amato molto. È un libro adatto a tutte le persone che hanno un dolore, che hanno avuto un lutto, che non hanno risposte. Lui è un libro che solo un grande autore poteva scrivere, perché è una specie di non romanzo, è una specie di memoir per ricordare due persone a lui care che non ci sono più, che sono due autori. Uno si chiama Rocco Carboni e lei si chiama Pia Pera, che io peraltro non conoscevo, e vi devo dire che è un libro che mi ha molto emozionato. Non è adatto a tutti, è un libro un po' più alto, diciamo, come livello, però è un libro che io vi consiglio caldamente se amate leggere. E invece, se vogliamo giallo, divertirci però, dai, è anche il giallo, vai veloce che poi arriviamo a Polignano. No, non è giallo, però no, è una cosa bella, dato che siamo alla radio, dato che è estate, c'è la musica, c'è un libro che io ho scoperto sulla vita di Pino Daniele, che ha scritto sua moglie, Fabia Lascià Barrasi, si intitola Resta l'amore intorno, la mia vita con Pino, che se voi amate Pino, amate la musica e amate anche un po' il retroscena della vita di un grande artista, questo è un bellissimo libro biografico scritto con Matti Danna, che ti fa entrare nella casa di Massimo Troisi, ti fa entrare sul palco con Eros Ramazzotti e Jovanotti, ti fa capire cosa c'è dietro, quel sorriso di plastica mentre fai la ginnastica adesso ha un senso, perché sai, dopo aver letto il libro capisci questa frase criptica. Abbiamo ancora 30 secondi, baci da Polignano, ma è uscita la raccolta completa? No, è uscita nell'edizione tascabile questo mio libro a cui sono molto affezionato. Sì, anche mi piace vedere che tutti ancora mi taggano anche su Instagram. Insomma, non è il libro dell'estate di Valérie Perrin, ma nella mia piccola estate Baci da Polignano ha un posto nel cuore. Certo, libro tra l'altro accompagnato già la scorsa estate da delle deliziose cartoline che tu ci hai promesso e noi non abbiamo mai ricevuto. Non sono mai arrivato. Quindi poi ci darai delle spiegazioni. Enrico, ti cambi casa ogni due minuti, è un giorno più là, e che si sposta con lo yacht. Luca Bianchini, ti aspettiamo presto in libreria con un altro libro. Grazie, buona giornata. A voi, buona giornata.